monaco giapponese che per la fede in Cristo rinunciò ad onori e agiatezze, accettando l'umiliazione e l'esilio. È Justo Takayama Ukon, beatificato il 7 febbraio ad Osaka, nelle parole di Papa Francesco all'udienza generale del giorno dopo. Rimase fedele a Cristo e al Vangelo. Per questo rappresenta un mirabile esempio di fortezza nella fede e di dedizione nella carità. Esponente dell'aristocrazia feudale e capo dei samurai, i nobili guerrieri esperti di arti marziali, Ukon si convertì al cristianesimo a 12 anni grazie al padre Dario, affascinato dalla predicazione di San Francesco Saverio che aveva introdotto il cristianesimo in Giappone. Con la sua opera la diffusione del Vangelo si propagò, ma il potere militare giapponese si oppose dando il via a feroci persecuzioni. Justo e Takayama rinunciarono allora agli onori e alle proprietà, ma continuarono a professarsi discepoli di Cristo, come spiega il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei Santi, che ha presieduto la cerimonia di beatificazione in Giappone. È un messaggio di grande fedeltà al Vangelo anche nelle difficoltà, non solo nella buona sorte, quando lui era ricco, quando lui era, come dire, venerato e riverito da tutti, ma anche nella cattiva sorte, nella povertà, nella perdita di tutti i beni, nell'esilio e nella morte. Lui morì sereno, lui voleva essere martirizzato. E il messaggio, però, c'è un messaggio particolare per i giapponesi. E il messaggio particolare per il popolo giapponese, per la Chiesa giapponese, è che tutti i cristiani in Giappone possono essere, come Justus, possono essere missionari del Vangelo nella loro società, che è una società non refrattaria al Vangelo. A colpire nell'esistenza di Ukon l'amore misericordioso non solo per i suoi sudditi, ma anche per i poveri e i bisognosi. Alla luce del Vangelo riuscì a dare nuovo e profondo significato alla tradizionale cerimonia nella stanza del tè. La regista Lia Beltrami, autrice del docufilm La via della spada, la via della croce, Ukon, il samurai. È diventata un luogo spoglio, spoglio di ogni cosa, un luogo di meditazione profonda, un luogo dove incontrare l'altro faccia a faccia, un luogo di spogliazione di se stessi, per essere presenti qui ed ora con la persona che si ha davanti, lasciando il mondo fuori e nella purezza del gesto trovare quella disciplina interiore che ti porta a Dio. Durante le persecuzioni, la povertà e gli stenti minarono la salute del nuovo beato e quando venne bandito il cristianesimo dal Giappone, Justo scelse la via dell'esilio nelle Filippine. Lì morì nel 1615. Nonostante non abbia avuto una morte violenta, è stato riconosciuto il martirio in considerazione del fatto che la morte è stata conseguenza delle sofferenze affrontate per conservare la fede. Indelebile nel tempo il messaggio del samurai di Cristo, ancora Lia Beltrami. Il messaggio di Ukon è straordinario, soprattutto per i nostri giovani oggi. È un uomo che ha sempre saputo scegliere. Ha scelto delle vie, prima di ogni decisione cruciale faceva gli esercizi ignaziani, cercava di fare questa pratica per capire bene e discernere dentro di sé, ma poi sceglieva con coraggio. In questa società dove anche i giovani fanno molta fatica a prendere una strada, essere forti e coraggiosi in quella strada, ecco che il messaggio di Ukon prende e trova terreno fertile per i giovani. La profondità dell'esperienza di vita di Ukon è stata tangibile nella cerimonia di beatificazione ad Osaka, come ricorda il cardinale Amato. Nonostante il numero chiuso, era un numero chiuso, la presenza di oltre 12.000 persone. Uno spettacolo straordinario di preghiera, di partecipazione, di canti, di gioia, di serenità. Noi eravamo a Osaka, nell'arena di Osaka, chiusa perché fuori pioveva, nevicava, eccetera, quindi era tutto ben preparato dentro. Ed è stata una situazione molto bella che, come dire, è stata apprezzata anche dai media giapponesi. Il più importante giornale giapponese in inglese del Giappone, il giorno dopo, Japan Times, metteva in seconda pagina una grande, come dire, presentazione della beatificazione, della cerimonia con fotografia,
Quindi da questo punto di vista il messaggio è stato recepito molto bene ed è stata valorizzata la figura di questo nobile samurai, di questo nobile cristiano giapponese.